pensione. 40.000 lire. 40.000 lire. Ho tronco 40.000 pacca, tu 40.000 lire. Allora non ne capite niente. Allora non ne capite niente tu. Non ne capite che a barba e capirla è per senza niente, è gratis. E domani sei. Domanda pure il giovanotto mio, così ci fai lo stesso se vinci pure allora. Quando ne so? Quando ne so, io voglio. Te? A catto tu capito pure, te? Quando è guaglione, che stanno? 20 ragazzi, domani sono 20 ragazzi che no, perché lui si lamenta che non ne mai nessuno in cose. Mi porto io la cliente. Non vi preoccupate che non starete più senza lavoro. E visto, no? I giovani non bastano una semana se vengono a fare barba e capirla da voi. Grazie, state sì, bene, arrivederci. Sono 20, pomeriggio, mattina. Buongiorno. Buongiorno. Ma se può fare questa vita, no? Ma che tra furto, rapine, ma insomma, io che sono caverta a favore di chi era 50.000 lire a te, no 40.000 lire a me. Capo, quella è di cuore. Salve, anche questa volta la notizia al momento giusto. Abbiamo appena assistito ad un tentativo di estorsione in diretta, ma andiamo a sentire dalla viva voce delle vittime come è potuto succedere questo fatto. Buongiorno. Ma tu gli vai a no? Non vi dimenticate che io sono sempre come il calcio sui maccheroni. Che cosa vi hanno estorto? Niente. No. No, io... Non mi ha pigliato nessuno a storto. Ah, fate il reticente. No, sì, quale... Giustiva gente, giustiva gente. Fate gli omertosi. Oh, chi sei l'omertoso? No, no, no. No, no, no. Vabbù, faccio capire. Facite ma a barba. E i manicure oggi abbiamo chiuse. No, 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 solo barba. Solo la barba, te tu. Facciamo, grazie a barba. Poi viene quel Santo Natale. Santo Natale. Oh, e dicitemi, ma in questo negozio non splende niente. In questi tempi non splende proprio tutto, niente. Qua splendeva una cosa, qua dentro, quando stai la ragazza. Ma manca la ragazza, ma sai chi storia? Si splende, ci dobbiamo si splende. Ma che farà la potere, non splende niente. No, che splende? No, detto, so, ok, la ragazza. Cioè vabbè, ho capito. Vi faccio un quiz. Che facite? Il quiz. E cresce. Che se vince? Quando nacque Gesù bambino, voi dove eravate? Io non c'ero. Ah, io no. E voi ci eravate? Io ero piccerino, mi ricordo. Ero già piccerino, curato, va la grotta, tanto. La grotta per esempio. La grotta. La grotta può presepia. Per arrivare alla grotta c'è stato qualcosa che doveva splendere certo. All'epoca. Vi ricordate i Maggi? Come? I fratelli Maggi, mi ricordi? No, no salì, i Maggi, i Maggi. I re Maggi. Quello poco impegno ci riusciamo, piano piano ci arriviamo. Aiutateci che noi. I re Maggi che cosa fecero? Su sette una mattina e partirono dall'Oriente. Aspetta, mi ricordo pure no, ma. Zuzzurro, Gaspare. Gaspare, Melchiorre e Baldassare. E fino a qua ci siamo arrivati. Arricchia, arricchia. Scusate, ho detto voi un momento. Si sono alzati un bel mattino dall'Oriente e sono partiti per andare a Betlemme. A Betlemme? E a così! Dall'Ebono uno si sose, ma... Ma l'agenzia di viaggio, dove andiamo a Betlemme? No, c'era un preciso motivo. Ah. Diciamo a Betlemme perché c'era la nascita del bambino. Ah, quindi loro io venivano a cantare a Betlemme. E come sono andati? Mica ci stiamo nelle carte topografiche, a quell'epoca mica ci stiamo nelle mappe, le piccole mappine. Come si... No, mappine lui non c'era ancora. No, non c'era, perché l'avete detto prima. Il diminutivo è lui che si occupa di queste cose qua. E perché c'erano le carte fotografiche, no? No. Che ci stava allora? Che ci stava? Come è tra la coca? 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 Pitone! No, no, il capitone viene dopo, se mai. E come è tra... Con il ca? Come sono giù da Betlemme in maggio? Con il ca? Carretto. Non signore. Ugamber. Nemmeno Ugamber. Ugarruccio. Non ci stava nel mappino, ci stava Ugamber. Ugarruccio. Nemmeno. Ugarruccio. Con il cam? Cammello, qualche sforzo, cammello, no, cammello, i re Maggi si sono alzati un bel mattino dall'Oriente, si sono messi in coppa con cammello e sono andati verso Betlemme, ma così, già, senza chiedere nemmeno informazioni come ci si arriva, come si va, dove si trova, a nord, a sud, si mettevano in coppa con cammello così. C'è stato qualcosa che li ha guidati, c'è no? Sta, non capisco proprio a chi se mi devi credere. Già è pure... mettere i sottotitoli sotto la pancia. No, eppure non sto usando i termini giornalistici. Ma non ho capito ma quando mi messi su quiz, no? Io vedo che dall'ultima volta voi vi siete peggiorati, la verità. Ma voi dove volete arrivare? E dico, come sono arrivati a questa grotta? C'è stato qualcuno che... Io penso che arrivano tutto surata. C'è stato qualcosa nel cielo che li ha guidati. Ah. Che l'ha guidato, sti poveri? Non lo so. La ste...
Aste. 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 Aste.